Mentre si chiama Rifare Bacche del nuovo spettacolo firmato dal coreografo Roberto Zappalà, ve lo raccontiamo nel prossimo servizio, cui farà seguito un break pubblicitario e poi il telegiornale delle 14. Ci vediamo tra pochissimo. È un viaggio denso di poesia nella musica di Bach, dove la danza esplora le atmosfere più pure e cristalline del grande compositore tedesco e restituisce una bellezza dei corpi primordiale e fragile. È la nuova creazione di Roberto Zappalà, che ha debuttato in prima assoluta al Campania Teatro Festival e l'8 e il 9 ottobre sarà all'Elfo Puccini per la rassegna Milano Oltre. Non è solo un lavoro dedicato a Bach, ma è un lavoro dedicato anche alla natura. Bach si integra perfettamente con questi meravigliosi suoni, canti io direi, per esempio delle balene, perché sono dei veri e propri canti. Quindi c'è una natura che, quando si dice natura, si pensa quasi sempre al bosco, no? Alla foresta. No, ci sono anche i rumori del sottofondo marino. Suoni e silenzi che si fondono con le note e prendono forme diverse. Una coreografia che riesce ad arrivare direttamente all'animo. Molti tendono a voler obbligatoriamente dare sempre un significato, capire, ecco, usano il verbo capire, vogliono comprendere. Io credo che la danza, come una buona parte dell'arte, persino quella contemporanea, persino quella super concettuale, deve arrivare in qualche modo al cuore. Io trovo che sia un limite, ma è un mio modesto parere, sia un limite farla rimanere solo al cervello. Chiara Ribichini, Sky TG24.